Senatore Marin ne ha facoltà per 4 minuti. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, colleghi. Ho sentito il Presidente del Consiglio dirci che il Consiglio europeo si riunisce ogni 15 giorni e che i risultati che provengono da queste riunioni sono pari allo zero, che c'è un malfunzionamento di metodo e di merito e che il metodo in questi casi è sostanza. Io mi chiedo, signor Presidente del Consiglio, lei cosa va a fare a queste riunioni? Perché lei va, non è mica un followers, lei è un protagonista di queste riunioni, dovrebbe venire qua da noi a dirci: noi andremo, faremo queste proposte, otterremo questi risultati. Poi, grazie al cielo, siccome i numeri non hanno colore politico, se parliamo di migranti, le ricordo qualche numero. Nel 2012 c'erano 13.267 arrivi, certo poi le condizioni sono cambiate. Dati del Viminale al 2015, 153.842 arrivi. E cosa fa il nostro Paese? Rivendica il successo dei ricollocamenti? Guardi, signor Presidente del Consiglio, voglio leggerle una dichiarazione, poi le dirò di chi, di luglio del 2015. È un primo passo, abbiamo completamente coperto il primo anno che riguarda i primi 20.000 ricollocamenti previsti tra Italia e Grecia. E più avanti ancora, tra 6 mesi si rifarà il punto della situazione per vedere se sarà possibile raggiungere comunque l'obiettivo iniziale, che era di 40.000. Sa qual è l'obiettivo? Questo era il Ministro dell'Interno che parlava, il Ministro dell'Interno del suo governo. Sa quali sono i dati? E parlo naturalmente col Presidente del Consiglio. A febbraio del 2016, signor Presidente del Consiglio, i ricollocamenti dell'Italia erano 200, ci dice la Commissione Europea, erano 279. Il dato di stamattina fra Italia e Grecia, 973. Ecco perché non servono a niente quelle riunioni. Perché il nostro governo non ottiene nessun risultato. Nessuno. E cosa fa chi viene qua senza avere lavoro? O cade vittima del lavoro nero, o entra nel circuito dell'assistenzialismo cronico che evidentemente è tanto caro al governo di sinistra, o va a delinquere. E intanto le nostre città sono diventate grandi parcheggi della disperazione europea, perché gli arrivi non si fermano, i dati sono in continuo aumento, i ricollocamenti, abbiamo detto, sono uguali a zero. Questo non è populismo, non è demagogia. È populismo e demagogia se lei, e mi dispiace veramente, viene in quest'aula e non affronta i temi davvero. Lei ci parla di Falcone e Borsellino e mi viene da scattare in piedi su Falcone e Borsellino, ma oggi i temi sono diversi. Io voglio un paese che guarda avanti. Lei deve avere il coraggio di guardare avanti, di dirci perché questi numeri non cambiano. 20.000 ricollocamenti promessi a luglio 2015, 973. 8-9 mesi dopo, in un governo che non fa niente, che in Europa non conta niente, in tanti gli altri paesi prendono altre soluzioni. Le ricordo io le condizioni geografiche dell'Italia, con 3/4 di paese di costa, difficili. Lei ha il dovere di fare qualcosa, non di dirci per i nostri cittadini, perché il distacco fra istituzioni e cittadini non avviene perché vi trovate ogni 15 giorni, ci dice lei, a fare nulla, sembra. Avviene perché vanno in giro per le nostre città, vanno nelle nostre piazze, vanno nelle stazioni, le persone vengono, e quando va bene, uso un eufemismo, disturbate continuamente. E questo governo non fa nulla, non ottiene neanche quello che doveva essere l'unico grande successo in campo migratorio, che è quello dei ricollocamenti. Quindi mi aspetto risposte in questo senso, perché i numeri non hanno colore politico. Il tempo purtroppo non mi permette di entrare anche sulle questioni economiche, ma sulla pressione fiscale viene da sorridere. Perché i modi di pressione fiscale, Presidente, sono diversi. Basta applicare le accise sui vini e naturalmente i produttori poi cambiano i costi e tutto, e sono certo che il Presidente mi ascolta. Io sono disposto anche a stare zitto finché è più importante che un senatore parli col Presidente del Consiglio, perché capisco che è il momento fondamentale. Però io pretendo rispetto che io le do e tutti noi le diamo quando lo ascoltiamo con attenzione. No, Presidente, non lo dico a lei, lo dico anche agli altri. Sì, lo dico a lei perché io sono certo che lei capisce quello che le voglio dire. Il Presidente del Senato fa il suo ruolo, io invece di rivolgermi al Presidente del Senato mi sono rivolto a lei. Noi l'ascoltiamo con attenzione, interveniamo qua, rappresentiamo, perché noi siamo, devo ricordarle, Presidente, col sorriso, siccome noi siamo stati eletti.
lei invece è stato designato, la cosa è diversa. Lei ci usa la cortesia, lei usa la cortesia di ascoltare gli elettori veneti che mi hanno eletto in Parlamento. Ci sono i senatori che disturbano pure perché vanno. Ha ragione, Presidente, vede che io lo dico col sorriso, però mi fa piacere colloquiare, quindi dire le, riportare le istanze dei nostri elettori. Il suo tempo è scaduto, grazie. E vado a concludere, le ricordo che sui dati economici e la pressione fiscale ci sarebbe molto da discutere e mi auguro che lo faremo prossimamente, perché la pressione fiscale in questo paese non aumenta e il rapporto fra la pressione fiscale e il PIL per quanto riguarda l'Italia del 43% è del quinto paese. Invece a me piacerebbe che l'Italia, che lei dice sempre vuole guidare l'Europa, fosse il primo, ma a partire dalla scala inversa, non fra i paesi che hanno la pressione fiscale più alta, che viene imposta su famiglie e imprese, e in questo modo la ripresa economica non ci sarà. Grazie. È iscritta a parlare.